Allora, abbiamo ancora una decina di minuti per chiudere questa nostra trasmissione dedicata al giubileo, a questo anno santo. Abbiamo capito che le problematiche e gli aspetti collegati a questo anno straordinario sicuramente sono tanti e anche qui è difficile dare risposta. Allora, il professor Guizzardi ha introdotto un ultimo argomento che è quello appunto dell'anno santo, ma nelle carceri. Anche a Padova, appunto, la chiesa interna al carcere diventa una chiesa del giubileo. Ma dice, cosa servirà per i carcerati, per la popolazione carceraria? Don Dino, a lei cerchiamo di essere brevi, Ma così. credo che sarà una riflessione, ripeto, non c'è un discorso di perdono, c'è una questione di misericordia, quindi è qualcosa che va più in là, prima veniva detto, dico, quest'anno non hanno chiesto di avere un'amnistia, vi dicevo, a parte che hanno fatto lo svuoto a carcere poco fa, quindi La volta. tutto sommato, dico, non c'è. Credo però che dobbiamo riflettere, perché? Perché siamo richiamati a ripensare che se la pena deve essere correttiva e non soltanto espiativa, beh, allora abbiamo delle carceri che devono fare dei grandi salti di qualità. Dico. Perché per poter poi far sì che diventi effettivamente, adesso scusate il gioco di parole, una pena misericordiosa, vuol dire che in qualche modo ci deve essere la capacità effettiva, no, di poter recuperare il senso del vivere e la dignità del proprio vivere nel rispetto Sì, ma ci stiamo dimenticando l'espiazione, però. Delle regole del vivere sociale, via dicendo. Oggi poi è molto di prassi, no, dato che la nostra normativa, e io essendo convenzionato con il Tribunale di Venezia, no, la logica della riparazione. No. E allora io credo che tutte le strutture caritative della mia diocesi attualmente devono avere dai 50 o 60 persone condannate che Detenute devono. domiciliari. No, chiaro, già espiato e quindi la Ah, pena in certo. carcere, ma che nella condanna viene messo che devono compiere Ah, un'attività sì. risarcitoria Una e che quindi dico, operano dentro il volontariato, ne ho nelle mense dei poveri, misura accessoria. nei dormitori e quant'altro, sì, ma che fino a Sì. qualche anno fa non era mai applicata, No, perché hanno introdotto anche adesso da poco oggi non la solo viene detenzione applicata, domiciliare. compresi quelli che vengono fermati per abuso di alcol e al posto di ritirata. Cioè, cosa voglio dire? Che ci può essere un'opportunità perché diventi effettivamente una realtà. Dall'altra, io suggerirei, ma il mio suggerimento dico, che molto probabilmente ci sia un maggior contatto anche con queste realtà, dicono, detentive. Io devo dire, tutto sommato, parlo del nostro carcere penale femminile in modo particolare in questo momento, l'altra è una casa circondariale, e il rapporto col territorio, dico, direi abbastanza continuativo ormai da anni e che in qualche modo direi che ha dato un volto anche diverso alla stessa vita del carcere, aiutando le No, detenute. certo, grazie. Gottardo. Ma io, così in conclusione di questa tornata di questa sera, ho solo che un auspicio, perché quando anche il Papa dice che siamo alla terza guerra mondiale, a pezzi dice lui, però mi terrorizza e mi spaventa, per cui io spero solamente che il Giubileo ci aiuti anche noi a esorcizzare questo grande pericolo, questo grande che c'è, se no non avremmo visto San Pietro militarizzato, ecco, c'è San Pietro Certo, quello che militarizzato, diceva la signora ogni pellegrino che signora veniva Michela, no? ispezionato è che siamo in una Però situazione. non è che essere, Prego, prego. insomma, avere questa paura dei militari, della polizia, No, no, non siamo c'è lì da essere per paura. Io ho paura a della tutela guerra, non della. dell'ordinamento Per democratico e fortuna della che c'è la. pacifica. No, 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 paura della guerra, perché la no. signora di prima sembrava che No, fosse no, io ho una nota paura. deprecabile quella Ho che ci paura siano le della forze armate, le guerra. forze di Ho polizia. Mamma mia. paura dell'estremismo islamico. Ho paura di quelli italiani che non riconoscono che il terrorismo è di matrice anche islamica e quindi sia pure di minoranza, anche con motivazioni religiose. Di questo ho paura. E mi spero che il Giubileo aiuti a esorcizzare questi rischi e Certo. assumere questa responsabilità. Questa è l'unica cosa che mi aspetto fino in fondo. Bene, Certo, Fanelli. sinteticamente io mi ero ripromesso di parlare ai telespettatori delle criticità. Ah sì, è Bene, oggi vero.
Padova, facendo i debiti scongiuri, se dovesse capitare un'azione come il Macallan, ancora oggi noi, rispetto a quelle che sono state le solite propagande del ministro D'Alfano, che siamo in allarme 2, lo ha detto giornalisticamente parlando, perché a noi non c'è arrivata ancora un'email, una posta certificata, un fax o qualche cosa che ci spieghi poi tra l'altro che cosa comporta essere in allarme 2. Quindi a Padova, se oggi dovesse succedere un fatto come Macallan, non abbiamo un piano di antiterrorismo, un piano di intervento. Però ad esempio a Venezia gli uomini sono arrivati, c'è quali? L'esercito. Attenzione, io sto parlando, la questione che riguarda per esempio il numero unico, che da una vita che lo stiamo aspettando. Numero unico vuol dire che se io faccio, bravissimo, ancora siamo col 112, 113, 115, abbiamo 117 e via dicendo, 3, 4, 5 numeri di emergenza, telefono una polizia, le altre rimangono praticamente all'oscuro della chiamata di emergenza, quando invece l'Europa ci ha dettato, e giustamente da un punto di vista operativo, di mettere un numero unico per tutte le forze di polizia, perché se chiamo i carabinieri è giusto che questa chiamata di emergenza venga immediatamente diffusa. Siamo in chiusura, ho bisogno alla polizia che le altre cose. Assolutamente la sala operativa congiunta, perché non è immaginabile che se c'è un fatto terroristico e viene chiamata la questura, passi di lì una pattuglia della polizia municipale, una pattuglia della guardia di finanza o della polizia stradale, ed è ignara di quello che sta capitando, perché non sono state ancora istituite Fanelli, una sala Fanelli, per da quello che dici, sinceramente siamo messi, cioè, l'impressione ci sono 5 che sale operative uniche tra di loro, separate, disgiunte. Non esiste una sala operativa che sia di coordinamento delle forze di polizia in campo, quindi siamo disgiunti. Io mi auguro che al di là di quelle che possono essere le intimidazioni da parte di questo governo, si passi alla risoluzione dei problemi. Qui non è che stiamo facendo dell'allarmismo, noi stiamo denunciando dei problemi a una cui situazione. La politica, come diceva la signora, non dà risposta. Grazie, Franca Longo. Allora, non è rassicurante, Fanelli. A questo punto, dopo questa testimonianza, più dell'ISIS c'è paura di questa disorganizzazione sostanzialmente, certo, ok? Certo. Ecco. E quindi io mi auguro che a un certo punto almeno il buonsenso, perché l'unico appiglio che sembra a cui si potrebbe appellarsi, cominci a funzionare, ma ho paura anche su quello. E queste sono le mie vere paure, Per quanto riguarda invece mi aggancio a quello che ha detto l'onorevole Gottardo prima, il discorso della guerra fatta a pezzi. Ora, una delle motivazioni gravissime che il Papa ha denunciato più volte è la questione dell'ingiustizia, perché tanta gente scappa anche per una questione di grandissime ingiustizie, al di là delle guerre locali, proprio delle ingiustizie. E soprattutto il Papa ha messo anche al centro la questione dell'ambiente, quindi... Siccome noi come esseri umani siamo all'interno del sistema mondo, noi non possiamo più permetterci di ragionare a pezzetti, come c'è la guerra a pezzetti, ma ragionare in termini più complessivi. In questa nuova visione di prospettiva del mondo, io mi auguro che sia possibile che le donne esercitino un ruolo diverso, perché la visione della donna e la prospettiva che propone la donna è più vincolata alla terra, è più vincolata a diversi tipi di ruoli, a un mondo migliore. Quindi posso dire che tutte le persone che parlano di guerra, che esercitano la guerra, sono quasi tutti maschi. In questo sono quasi assenti le donne. Se noi una forma, guardi, siamo pari di tutte le cose particolareggiate, che non mi venga fuori la ciao qui del Vaticano, quando tutti i cardinali abbiamo visto Parigi, il terremoto. Le terroriste erano anche donne. Sì, ma lasciamo stare il caso singolare, perché abbiamo le donne di Kobane che stanno cacciando fuori quelli dell'ISIS dal Kurdistan. Okay? Quindi certo. Non voglio sentire più queste eccezioni negative, quando abbiamo il 90%, che altrimenti saremmo quasi tutte prostitute, visto che c'è qualche prostituta in giro. Quindi io non voglio generalizzare, parlo in generale. Quindi io mi auguro che si apra una prospettiva nuova e più ampia
di comprensione del mondo. Questo è l'augurio che faccio a tutti, facendo anche l'augurio di Buon Natale, che sia almeno sereno quella giornata. Certo, certo, signora Longo. Professor Casen. Ma io voglio rispondere al telespettatore che ha lanciato una provocazione sul Vangelo. Il Vangelo non è filosofia, che poi sul Vangelo sia nata la teologia cristiana è un altro fatto. Il Vangelo è molto concreto, e fa le cose, Cristo fa le cose e non le racconta soltanto, e vuole portare il comportamento umano, il comportamento, a un determinato livello. E visto che parlavamo di banche, quei famosi mercanti del Tempio erano i banchieri, perché tenevano il banco davanti al Tempio e cambiavano la valuta, perché per poter fare il sacrificio dentro il Tempio dovevano cambiare il denaro, che allora era infestante, il denaro dell'Impero Romano, col denaro del Tempio, e lì ci marciavano sopra. Quindi se poi andò male per il povero Cristo, lo dobbiamo anche ai mercanti del Tempio, che erano collusi anche con i sacerdoti dell'epoca. Quindi il mondo non cambia, rimane sempre lo stesso. Ma non cambia, non è il mondo che cambia, è l'uomo che è fatto così. Che poi lo vestiamo da musulmano, o lo vestiamo da cristiano, o lo vestiamo da qualsiasi altra cosa, o da ateo, rimane sempre l'uomo, con tutte le sue esigenze, e poi c'è questa sorta di... Ma che donna, dai, va! Uomo anche donna. Perché il termine umanità, uomo non è neutro. Ecco, l'umanità va bene. L'umanità, grazie. Mi ha aiutato a essere un po' più slegato dal maschilismo. L'umanità deve avere la capacità di uscire fuori da questi legami che sono micidiali, ma soprattutto essere più concreta nella morale e nella giustizia. Essere buono non vuol dire essere giusto. E non vorrei dire che Dio è buono soltanto, perché sarebbe una limitazione della figura del sommo. Perché non è solo buono, ma è giusto? Perché c'è qualcosa, c'è un passo del Vangelo che dice: quando vieni a chiedere a me perdono, prima vai da chi hai offeso, domanda perdono a lui, che se lui, è perché gli hai detto racca, cioè maiale, quando sarà, lui ti perdonerà, vieni, ti perdonerò anch'io. Allora questo spiazzare l'offeso e perdonarlo comunque, solo perché mi rivolgo direttamente alla Chiesa o a Dio, è un errore fondamentale. Prima vado a domandare perdono, e non può essere il giudice che sospende la pena, deve essere chi ha offeso, ha rubato, che va a chiedere scusa, e questo è fondamentale. A chi ha offeso nel furto piuttosto che in altre cose, che ha ucciso eccetera, va a domandare perdono. Dopo il giudice potrà giudicare benevolmente, perché chi è stato offeso è il primo che ha il diritto al perdono. Questo è fondamentale, questo si è perso completamente, e si è perso anche in un uso, diciamo, troppo semplice della confessione. La confessione, per conto mio, dovrebbe essere molto più penetrante. E questo è un altro tema. È troppo facile perdonare. Perdonare soprattutto sulla pelle dell'offeso. E quindi direi che è una forma di paleocristianesimo che oggi non si usa più, ma che faceva parte impregnante della religione cristiana. E quindi vorrei contraddire al telespettatore, perché il Vangelo non è filosofia. Cristo non ha mai fatto filosofia. Galileo invece ha fatto filosofia, ma ha fatto filosofia con i numeri, a differenza di quelli che hanno usato le parole per fare filosofia. E questo è il dramma, quando disse eppur si muove, perché erano due entità estremamente preparate. Da una parte c'era l'Inquisizione, che cercava di riportare all'ipse dixit lo scontro teologico della,
della questione se il sole si muoveva piuttosto che la terra, questo era il quesito. Dall'altra parte c'era uno che aveva un altro linguaggio e non si capivano tra di loro, perché uno diceva una cosa e l'altro diceva un'altra. Allora, sull'ipse dixit, siccome nella Bibbia c'è scritto che, adesso non ricordo, Giosuè, che teneva le mani alzate e fermato, Giosuè. Fermati o sole su Galat. Ecco, teneva le mani alzate perché dovevano vincere la battaglia, quindi ha fermato il sole, quindi se è scritto che ha fermato il sole non si muove, si muove, la terra sta ferma, eccetera. E gli altri invece dicevano, no, io ho constatato che effettivamente c'è un altro fenomeno che esce dalla percezione teologica e invece entra in quella, diciamo, numerica, che è un altro linguaggio, un'altra lingua molto importante. Per quanto riguarda gli emigranti, è vero che sono più attenti alla giustizia. Ne ho contezza perché ho girato l'Oriente, l'Africa, la Jugoslavia in tempi non sospetti, eccetera. Sono molto più presente perché c'è una giustizia molto più tenace. Se dicono una cosa la fanno. No, poi anche lì saranno sconti di pena, eccetera, ma non così trasversale come avviene in Italia. E questo praticare la giustizia in questa maniera non aiuta l'immigrante. Lo debilita, cioè perde quel senso di giustizia che ha insito, perché la giustizia nei suoi paesi è estremamente precisa e spesso feroce, perché si arriva all'eccesso. Arrivando qui non riesce più a trovare una compensazione tra il suo tenore di vita e quello che invece effettivamente può fare, perché diciamo che la condanna non è una rivalsa nei confronti, ma dovrebbe essere un insegnamento, un modo per insegnare alle persone che, a riportarle sulla retta via, cosa che naturalmente le nostre carceri non sono attrezzate per fare. Quella di Padova, il carcere di Padova era nato per questo, ma comunque fanno fatica anche per ragioni economiche. L'aspetto fondamentale per poter imporre psicologicamente a questa gente il senso di giustizia è prenderli e rimandarli dove la giustizia si fa, quindi a casa loro. Allora è un deterrente che metterebbe le cose a posto. Certo, dobbiamo fermarci perché siamo andati ampiamente oltre il tempo a nostra disposizione. Grazie a Settimo Gottardo, al professor Guizzardi, chiedo scusa, a Don Dino Pistolato, a Fausto Fanelli, a Franca Longo, grazie all'editore. Buonasera ai telespettatori, ci ritroviamo la settimana prossima. Arrivederci e buonanotte. E buon Natale a tutti. Grazie. Buon Natale.